Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Tactical Combat Department in Early Access. Il gioco è in uscita il 14 di ottobre. Questo mese devo dire stanno uscendo parecchi titoli davvero interessanti. Non so dirvi ancora il prezzo perché il gioco deve ancora uscire e non so dirvi se effettivamente la versione che sto giocando abbia più livelli. So che con l'Early Access, quindi con il rilascio in accesso anticipato, ci saranno almeno 7 missioni. Che cos'è? Avete presente la saga SWAT? È molto simile ma a turni, è davvero interessante, lo andremo a vedere, sicuramente andrà rifinito. C'è una leaderboard che mi vede al 9° posto al mondo con un punteggio ignobile. Lo possiamo iniziare, ci sono dei consigli base che se clicchiamo possiamo andare a vedere. Non è un vero e proprio tutorial ma sono delle slide che possiamo vedere e ci spiega tutto quello che è l'interazione con il mondo di gioco, quindi come la saga SWAT ci possiamo avvicinare alle porte, possiamo abbatterle, possiamo gettare dentro la flashbang, ci sono anche tutto un discorso legato alla psicologia in cui possiamo intimidire, i nostri personaggi si possono infortunare e così via. Iniziamo la missione che al momento è una, non vorrei fosse questa una versione demo al momento. Play new game, lo iniziamo da capo, abbiamo le nostre persone iniziali, adesso dovrebbe caricare, con i loro nomi e le loro armi di conseguenza. Io adesso posso andare a fare un piccolo ritocchino alle armi, in questo caso vado a mettere il silenziatore un po' a tutti, vediamo se, ok, si sa mai che... Fucile a pompa direi che no, gli do a uno di questi il cecchino, ma no, so già che è un'arma che non serve in questa missione. Qua si può andare a potenziare l'armatura, mettergli alla media o pesante. A uno di loro lo metto pesante, giusto per... il cecchino non mi serve, voglio che entrino tutti abbastanza. Vedete che c'è una componente di rumore, quindi in pratica... noi montiamo il silenziatore sulla pistola e passa da rumore 8 a rumore 3. Possiamo selezionare la missione e al momento io ho visto solo questa, poi ce ne saranno almeno 7. Non c'è, da quanto ho visto, componente cooperativo multiplayer al momento, però c'è la leaderboard. Iniziamo. Qua ci spiega rapidamente come funziona, nel senso che lì possiamo premere... possiamo premere su ogni membro del gruppo, possiamo farli guardare in una direzione, perché quando daremo le spalle a qualcosa, questo qualcosa, che sia una persona o una stanza, non verranno più mostrati nel dettaglio, quindi è molto importante guardare bene, anche facendo attenzione alla presenza di finestre. Poi quando... vabbè, intanto saltiamo, ci sarà un riassunto delle icone, perché in gioco poi non ci viene spiegato nulla riguardo alle icone e quindi qua ci dà un riassunto. Qua si prova ad aprire la porta, qua la si sfonda, qua si usa la spy camera, qua si usa uno special tool che in genere sono quelli per scassinare le porte, questa vabbè, la carica da breccia, per fare la breccia nelle porte, nei muri, ma non c'è. Non l'abbiamo. Qui è il fuoco, granata flash, lo spray, il peperoncino, l'arresto e appunto la pressione vocale. Intanto iniziamo, intanto devo aver già cliccato per sbaglio, intanto so già che posso avanzare con tutti, che non dovrebbe essere una minaccia adesso, non dovrebbero osservare, anche perché questa finestra ha le tende, quindi possiamo andare a terminare il turno. L'elaborazione del turno non è proprio velocissima, perché il gioco calcola tutta l'evoluzione di tutti i personaggi, quindi in questo caso sentiamo dei passi all'interno, quindi dentro dovrebbe esserci presenza di sia di terroristi che di civili. Alcuni possono fare passi più o meno lunghi, dipende anche dalla pesantezza dell'arma, la pesantezza dell'armatura. Intanto io continuo a far avanzare tutti. Dovrebbe esserci anche un civile da queste parti, da quello che ho visto, e la missione finisce quando lo abbiamo preso pure lui, l'abbiamo fermato. La cosa che io chiedo, che magari qualcuno di voi lo sa perché magari è appassionato, la cosa che non capisco è perché debbano intimidire anche i civili, ammanettarli e farli inginocchiare. Questa è una cosa che non ho mai capito, l'ho visto fare su tanti giochi ma
loro in automatico comunque sparano qualora dovessero vedere qualcosa di irregolare. Con tasto destro si può ruotare la visuale. Allora, prendiamo lui, vediamo se può interagire, gli facciamo usare la camera interna, vediamo. Ok, questa è già diversa perché rispetto a quando l'avevo giocato prima, è diversa, nel senso che qua non c'era nessuno la prima volta, qua invece c'è qualcuno di armato, quindi magari lanciamo questa, la carica da breccia non ce l'abbiamo, direi che questo potrebbe sparargli in vista, quindi questo darà un calcio alla porta. Allora, adesso vediamo, la situazione è abbastanza tesa. Facciamogli. Puoi sparargli? Beh, ha tutti puntati addosso, quindi direi che passando il turno dovrebbe. Ma. Niente, passiamo alla flash. A questo punto. È scappato di là, vedete che non lo si vede più, quindi in questo caso noi siamo costretti a fare quello che dobbiamo fare. Questo caso entra a ordini. Devo ancora imparare bene come funziona il tutto perché vedete che con la rotella centrale del mouse potete puntare. Scusate, ma adesso ho qualche problemino. Ok. Ok, si dovrebbe essere arreso, quindi prendiamo lui, lo mandiamo qui e lo facciamo arrestare. Ha sparato qualche colpo su uno di loro, ma va bene. Adesso facciamo entrare il secondo. Vediamo se qualcuno può entrare. Ok, irruzione nella stanza. Tutti dentro. Passiamo il turno. Sì, qui non è proprio molto professionale, però non è il mio campo. L'hanno evacuato, ok. Ma era armato, a me sembrava armato. Infatti ha sparato, infatti sì, giustamente. Però si è arreso. Non so se ha la flashbang, ma non so, non credo gli abbia fatto effetto, o almeno non l'abbiamo visto. Qualora dovessimo vederlo, dovrebbe uscire scritto blinded, quindi accecato. Intanto iniziamo con lui e diamo un'occhiata all'interno che cosa c'è. Ok, qua c'è dentro un altro, ma mi sembra più un civile, credo. Apriamo senza far casino, però. Quindi apriamo gentilmente la porta. Ah no, ok. Niente. Questi posizioniamo qui, tu vai, sfonda la porta. Non lo può arrestare ancora, questo non ho ancora capito come mai, perché probabilmente ha già usato la sua azione, perché ci sono i punti azione, vedete, i punti vita, i punti di armatura e i punti azione, quindi lui li ha già finiti. Quindi tecnicamente sono almeno 3 punti azione per ammanettarlo, quindi intanto entriamo con tutti. Lui ha 2 punti azione, magari riesce ancora. Ok, si è arreso, perfetto. Questo non entra perché ostruirebbe gli altri. Beh, intanto ne mettiamo uno qui e uno qui. Passiamo il turno, lui si è arreso, quindi adesso la prossima lo arrestiamo, anche se stiamo facendo un pochino casino perché gli abbiamo urlato qualcosa, loro sentono che siamo qui, siamo tutti ammassati, quindi non lo so. Adesso io farei andare questo qui e gli farei dare un'occhiata a cosa c'è all'interno della porta. Vediamo con la telecamerina. Vedete 2 punti azione, lui ha 2 punti azione, quindi usa i suoi ultimi due. Qua all'interno non mi sembra di vedere nulla. Intanto ne mandiamo un altro di là. Qui, e vediamo se ha punti azione sufficienti per poter interagire con la porta. Direi di no. Mamma mia, ogni tanto sono in difficoltà con la telecamera. Allora, intanto tu vai lì, vedete che ne consuma 6, ne consuma 8, quindi io ne consumo solo 6 di punti e gli faccio guardare sotto la porta. Ok, ce n'è dentro uno, ma non sembra armato, sembra una vittima. Quindi tu lo arresti. Ok,
Ok, e tu ti sposti lì. Perfetto, alla prossima guardiamo dentro anche lì. Perfetto, adesso lo evacueremo. Perfetto. Andiamo a vedere adesso con che punteggio finiamo questa... Allora, vediamo un attimo dentro. Allora, se sfondiamo la porta... Abbiamo 3 punti, sì, direi di sì, possiamo farlo. E poi lanciamo dentro questa. Non ho abbastanza punti azione? No, perché? Vabbè, entro io. Ok? Merda. Ce la faccio? No? Allora, esci. Tu, hai abbastanza punti azione? Spara. Ok. Poi questo non dovrebbe essere armato, quindi andiamo qua. Apriamo la porta. E non possiamo dirgli nulla. Vediamo se c'è qualcun altro che può... No, questo deve stare qui e pronto a entrare di là, eh. Facciamo l'irruzione dall'altra parte, passiamo il turno. Generalmente, questi tizi qui, questi civili, vedete che è sparito adesso perché non lo sta guardando nessuno. Generalmente questi tizi qui hanno il problema che vagano a caso. No, direi che non funziona. Quindi adesso gli faccio dare una pettinata anche da lui. Ok. Ok, la prossima, andiamo. Non vedo nessuno, però facciamo entrare lui. Sembra non esserci nessuno. Almeno guardando nelle varie direzioni non c'è nulla, tenendo premuto il tastino del mouse. Non posso neanche fargli fare il passo indietro, quindi lo metto qui. Va bene, vediamo che succede adesso. Penso che possa essere finita qui, perché lui si è arreso, lo arrestiamo. Sarà magari come sospettato, per verificare che non sia effettivamente... Magari è perché sì, uno magari si finge una vittima e... Fammi vedere se c'è qualcuno. No, non c'è più nessuno. Dovremmo aver preso tutti, credo. Sì, infatti. Abbiamo completato con... Uno l'abbiamo ucciso, questo lo abbiamo infortunato, quindi non... No, in realtà non ne abbiamo uccisi nessuno. Ne abbiamo infortunati... È stato uno... Ah sì sì, perché il primo si era reso, è vero. È vero. E l'altro non l'abbiamo nemmeno ucciso, ma è stato reso inabile. Va bene, save and continue. Vediamo. Perché vi dico che la prima partita che io avevo fatto era... Infatti, l'avevo conclusa con la morte di uno dei miei compagni. In questo caso invece si continua con la seconda missione. Quindi qui c'era un report che un uomo armato è entrato in una casa, in un'area residenziale. Qui invece siamo in ufficio, quindi questo è probabilmente un dipendente da sostanze strane, che non posso dire poi su nei video, e all'interno di un edificio appartenente a una piccola azienda, insomma. Seguendo i report sono armati con armi da fuoco, ok. Quindi in questo caso abbiamo sempre i nostri soci con le... Al momento non vedo modo di potenziare armi e cose, mi sembra ancora abbastanza grezzo come gioco, però stiamo parlando di una versione pre-early access, quindi magari qualcosina arriverà. Intanto io sono passato al 5º posto al mondo con 210 punti, il primo magari immagino sia uno sviluppatore, non lo so, però l'ho fatta piuttosto bene la prima missione. Quindi questa è la Tactical Combat Department, che esce il 14 in Early Access, non so dire ancora il prezzo, però diciamo che non è assolutamente male.
E ha del potenziale, andrà sicuramente rifinito, aggiunto, soprattutto perché la prima partita, vi dicevo, i civili non li avevo arrestati perché non sapevo bisognasse arrestarli, e si qui vagavano, io passavo i turni a inseguirli e intimidirli. Cosa che adesso invece ho fatto un po' meglio. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!